mettiamo la macchina nello sterminato parcheggio IKEA, che non ti rendi conto di quanto è grande finché non esci con un carrello stracolmo e ingovernabile e rientrato per comprare una scatola di candela. Ti avvicini alla porta girevole diabolica che ti trasferirà in un'altra dimensione, la dimensione IKEA. I criteri con cui si scelgono i mobili sono sicuramente cambiati nel tempo e le nuove generazioni rispetto ai loro genitori adotteranno criteri diversi, ad esempio per scegliere un guardaroba. Vediamo. Sì, l'hai già detto. Se non mi ascolti. No, anche t'ho ascoltata pure troppo. Cosa vuoi dire? Che secondo me questo ci entra, è profondo 50 centimetri. Non cambiare discorso, Sara. E cerca di non scegliere come al solito la prima cosa che vedi. Sono precario da sempre. Nel lavoro, negli affetti. Sono precario per costituzione. Solo che, ora che tutti sono precari, mi sento un po' appaesato. E neppure so più dove collocarmi anche a livello generazionale. Non faccio parte dei giovani né dei vecchi. Anzi, peggio, sono giovane per i vecchi e vecchio per i giovani. A volte mi piacerebbe abitare in uno di questi ambienti IKEA. Quelli belli, perfettamente arredati. Luci calde e soffuse, colori ben armonizzati, allestiti uno dietro l'altro lungo i corridoi. Mi aveva chiuso in un angolo, non avevo alternative, ho dovuto farlo. Ero appena rientrato dalla mia passeggiata pomeridiana, sono andato dritto allo studio. Appena entrato, sono rimasto lì, inchiodato per 10 minuti, davanti ai resti di quello che fino a poche ore prima era stato il mio mondo. Appena ho iniziato, è diventato subito tutto troppo appiccicaticcio. C'erano macchie ovunque. Che subito parte la lacrima facile, no? Non mi dica niente, lo so, non so che è vero. Buonasera. Sono un primitivo, un cavernicolo. Perché voi vi immaginate quelle cose tipo... No, ma quello è uno stereotipo. Tra di noi ci vedevamo normali, come voi. A questo punto, tra un po' devo andare a caccia, per ora mi rilasso. Tra un po'... Guarda che sono geniale nel mio modo di essere, sono evoluto, cioè non sono evoluto come voi, però... Cioè, guardo, tra un po' e guardo qua. Questa cosa qua, prima o poi un nome ce l'ha.